Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che vi dirò la verità, quindi spiegherò il perché di questo titolo. Vedete che non ho niente e non so la motivazione. Veramente ragazzi, allora ho delle ipotesi, perché anzi una, perché ho fatto un po' di mente locale, magari mi sono ricordato che forse potrei essere morto. E dopo essere uscito dalla miniera per andare a sistemare l'inventario, perché sarebbe stato il mio obiettivo. Forse era notte e mi avrà ammazzato qualche mob. Poi potrei essere uscito a aver detto: vabbè, sistemo tutto dopo un altro giorno, comunque ho tempo. Per ora levo un attimo il gioco e non lo so, forse sono rientrato, non mi sono accorto di non aver niente come roba. E quindi niente, adesso la roba sarà sicuramente sparita e io in tutto questo non mi ero accorto di non averla e mi sono ricordato e me ne sono accorto adesso. Ho detto: ma la roba? Ho detto: forse stare in miniera, quindi sono sceso e ho controllato, però guardate qua i mob con 500 torce, com'è possibile? Stavo dicendo, ho detto stare in miniera, sono sceso, ho controllato nelle casse, non ho trovato assolutamente niente. Fortunatamente però i diamanti sono salvi, perché i diamanti li avevo messi nelle casse per evitare qualsiasi casino, diciamo. Se qualcuno si stesse chiedendo per quale motivo io sia ritornato qua, cioè praticamente dallo spawn, perché ero spawnato là vicino, è perché quando sono arrivato qua in miniera sono cascato nella lava. Questa è la motivazione. E di conseguenza sono dovuto ritornare indietro. Sono dovuto ripartire dall'inizio. Ovviamente, ragazzi, questo è successo dopo, eh. È successo quando io senza materiali mi sono accorto di non averli. E quindi sono andato qua in miniera a controllare. Allora, vi ricordate i diamanti che ho preso qua? Allora, ce li avevo nell'inventario, non li avevo posati nella cassa. Di conseguenza, sono andato a controllare nella cassa e ho trovato solamente un diamante, quindi gli altri quattro se ne sono andati. Però c'è un lato positivo in tutta questa faccenda, diciamo così, che non bisogna stare ricascando nella lava, che non bisognerà rifare tutto, perché ho 11 di ferro, ho il ciottolo alla fine. Cioè, in realtà sì, bisognerà rifare il legno. Anche se, ragazzi, io vi ricordo che ancora più sopra ho una cassa con un po' di materiali, tutto sommato. Allora, sono risalito, ho trovato nella fornace il ferro, vediamo in quest'altra se c'è qualcosa, non ho niente. Comunque, vi dico la seconda ipotesi. Su Minecraft, da un anno e mezzo, c'è l'opzione che ti salva il gioco anche non cliccando su salva ed esci, diciamo. Quindi può darsi che io magari, non volendo aspettare tutto il salvataggio, abbia semplicemente chiuso l'applicazione. Pensa, dopo aver fatto questo, può darsi che mi abbia fatto sparire la roba dall'inventario per un bug, diciamo. Però, al di là di tutto, sono un coglione io perché non mi ricordo la vera motivazione. Stavo pensando che questo è il primo video senza intro, quindi direi perché non farlo adesso? E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, in questo terzo episodio di Minecraft. Comunque non vi ho detto che cosa vorrei fare in questo video. In questo video vorrei fare la casa. E ovviamente non la farò troppo distante qua dal villaggio, perché comunque ci sono le coltivazioni, ci sono gli scambi, che fate ne privi. Nel frattempo ragazzi ho distrutto un po' di alberi e ho ammazzato un po' di animali e così sto rifacendo un po' la roba che ho perso. Ragazzi, ma qua su questa collina, in questa parte, poi leverò tutta questa terra qua, sarebbe veramente figo. Allora, lì abbiamo il mare, lì abbiamo il bioma, diciamo, verde. Qua ci sono gli alberi, come si chiamano? Gli alberi da caccia. Poi c'è il deserto, c'è un altro villaggio lì, e vediamo un po' qua che non ho visto che cosa ci sta. Dritto per dritto, anzi dietro. Ma qua continuano gli alberi d'acacia, sempre sopra, diciamo, la montagna. Ragazzi, io andrò un attimo in miniera a prendere il carbone, perché mi servirà per fare le torce da mettere sulla montagna, perché se no spawneranno un sacco di mob senza torce e quindi sarà difficile fare la casa tranquillamente. Poi andrò a prendere anche il ferro, perché comunque bisognerà rifarsi tutta la roba. Mi sono fatto un bel po' di pane comunque, perché qua avevo dei blocchi di fieno e li ho fatti diventare grano e mi sono fatto il pane. Ma ho sentito un rumore
di un carrello che si muoveva sulle rotaie, mi viene da pensare a un, come si dice, a un mob di ragni, ma quelli pieni di ragnatele, di casse, mi viene da pensare a quelli, e poi magari di solito in quei posti si potrebbe trovare anche il portale del drago. Però penso sia veramente improbabile, perché secondo me non l'avrebbero mai messo così vicino allo spawn il portale dell'End. Appena un creeper vicino mi stava per far morire. Non ci credo, ne avevo appena ammazzato uno che da qua era sceso là sotto. No, vabbè, però ragazzi, in difficile. Allora, io ho messo difficile perché da quello che era prima, più la difficoltà era difficile, e in teoria meno mob sarebbero dovuti spawnare. Invece adesso no, ragazzi, più è difficile, più spawnano. E più forti anche spawnano, ma quello già se, cioè, sempre più forti ovviamente sono stati, però ne spawnavano di meno rispetto a una difficoltà facile. Però ragazzi, lasciamo difficile, ovviamente. Ragazzi, ho fatto spada e picozza di ferro, ho messo qua la roba che non mi serviva. Per sbaglio ho fatto anche tre crafting, quindi lasciamoli qua, anzi no, uno teniamocelo, portiamocelo in giro e gli altri due lasciamoli qua. Adesso saliamo e andiamo a costruire la casa. Comunque, per salire qua sopra bisognerà fare delle scale, non delle scale fatte con i blocchi, proprio le scale, quelle che ti arrampichi. E in futuro vorrei salire con le rotaie e con il carrello, però ora è troppo presto. Sto mettendo l'acqua così levo tutta quest'erba qua che dà un sacco fastidio. Non penso in realtà che ci sia bisogno di spaccare qua, alla fine la casa ce l'ho un sacco, ce n'ho un sacco di spazio per farla, quindi penso che la inizierò. Qua più o meno adesso faccio la lunghezza. Sì, da questa parte e la concluderò qua più o meno. Cioè, forse un po' più grande. Adesso vedrò un attimo come farla. Le dimensioni. Ecco qua le dimensioni. Allora, è larga 12 blocchi e lunga 13. Per ora ho fatto questo contorno. Ora mi servirà altro legno e farò tutto il dentro. Anche se stavo pensando di fare il dentro, ha ragione, potrebbe venire bene. Solo il pavimento, poi tutta la casa intorno, le mura ovviamente intendo, e le farò di quercia. Ho pensato che mettere il legno qua non ha proprio senso, sarebbe solamente uno spreco. Qua mettiamo la terra perché tanto non si vede questa parte, e il legno questo qua ovviamente si userà per le mura. Ho finito ragazzi il pavimento, adesso farò qua intorno, anzi. E leviamo un attimo questi due perché voglio fare gli angoli, quindi quattro angoli con legno di acacia. Allora, ragazzi, l'ho fatta alta 4, cioè in realtà 3, però poi diventa 4 perché voglio fare questa cosa qua che secondo me è molto carina. Ora sono cascato, ma lasciamo stare. Comunque, vi chiedo almeno 10 like per questo video e vi porterò una live su Minecraft. Porterò sulla serie principale. Comunque lasciatelo anche perché sono quasi 3 ore che registro, quindi per favore. E vabbè, nel frattempo finisco qua di costruire la casa e il soffitto. Allora, prima o poi penso che la farò diventare una casa a due piani. Almeno che non cambi tutta la zona, ma non penso che me ne andrò da qua. E un bel po' di episodi rimarrò ancora qua. Sto mettendo un po' di torce in giro, comunque. Ci sono un sacco di lama e l'animale che io odio di più di questo gioco è proprio il lama, perché boh, mi dà fastidio. Io direi di ucciderli perché tanto non servono a niente, quindi ammazziamoli. La pelle nemmeno ce la danno una volta ogni mai. Perché spawnano i mob se io ho messo un sacco di torce? Ecco pure i creeper, no, lì non l'ho messa le torce. Attenzione al creeper, non deve toccare la casa, anzi non deve proprio esplodere, ma... Questo era un creeper super caricato da un fulmine, ha distrutto tutto. Sono sceso un attimo qua, là sopra c'è la casa, sono sceso qua sotto, per prendere un po' di ciottolo perché voglio fare delle fornaci, visto che stanno tutte in miniera. O dai villager. Ragazzi, credo di essermi confuso a parlare, e a parte questo ho sbagliato anche a costruire. Qua bisogna farlo un po' più alto, quindi lo rifarò da capo questa parte. Lasciate stare questa torre, comunque ho fatto, e adesso andrò ad alzare di uno. Ok, fatto. Adesso farò 4
quel tipo di tetto che a me piace e casco sempre, però uno zombie, oltre ad aver rubato il mio pezzo di legno, mi è anche venuto a far visita e mi ha anche ucciso come se non bastasse. Cioè, vabbè, non ci credo. Secondo me l'avevo colpito all'ultimo, però vabbè. C'è pure un creeper là sopra, non si sa dove, ma che cos'è? Questo veramente, ragazzi, se tresche. Ma che? Ma ci sono le torce in giro, no? Ragazzi, questo è veramente quando il gioco ti vuole non far morire, ti vuole proprio distruggere tutto. Pure lama. Vabbè, non ci credo. Ma come faccio? Ma come faccio io senza roba? Cioè, mi esplode tutto. Oh, è finita la casa. Cioè, così. Devo cercare di colpirle e di andare più lontano possibile. Ok? Dovrebbe morire? Ma stava a 8 metri da me! No, no, ragazzi, devo rifare tutto da capo, non ci credo. Cioè, non tutto tutto, però vabbè. Pure io stupido che appena sono nato, invece di dormire, sono andato a riprendere la roba. Va bene. Ok, anche a letto, ci sono quasi. Non mi sta inseguendo nessuno, per fortuna. Addirittura sono venuto a dormire in questo letto. E sono anche rimorto, tra l'altro. Perché mi sono trovato un creeper, due scheletri. Infatti, eccone uno. C'è ancora il creeper qua sotto. No, ragazzi, veramente una cosa incredibile questo gioco. Incredibile. A 8 metri che esplode. Troppo difficile comunque questa difficoltà, eh. Spero non mi sia esploso niente di importante. Tipo il legno. No, il legno sta qua, perfetto. Però non penso di aver ripreso tutto da là sopra, devo dire la verità. Ora un attimo off camera risistemo tutto il casino che hanno creato. Probabilmente, ragazzi, il me di 3 anni fa non sarebbe mai morto a questo attacco. Comunque è irrealistico questo attacco in generale. Va bene che è un gioco, però con le torce non possono spawnare così tanti mob. Cioè, è veramente incredibile come cosa. Ragazzi, ho finito la casa. Io spero che vi piaccia. Secondo me è abbastanza carina. In realtà non l'ho finita perché manca tutto il dentro ancora. E cioè, il dentro c'è, non è abbellito, diciamo, non ci sta niente ancora. A parte queste due fornaci così messe a caso e un crafting là, bisognerà farlo per bene. Cercherò di farlo in una live, anzi, dipenderà tutto da voi, dovrete arrivare a 10 like. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un mi piace, io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo in un prossimo video, bello. Yeah. We'll be right back.